Secondo la legge Morte Bianca, più tempo passi a parlare con un fascista, se proprio sei masochista e vuoi fare una cosa del genere, più le probabilità che questo menzioni un certo nome si alzano fino a raggiungere il 100%. Insomma, parla con un fascio abbastanza a lungo, soprattutto sottolineando che nessun filosofo ha mai supportato il fascismo, e lui farà così. Giulio Cesare Andrea Evola, ammazza che nome, ma in discoteca solo Julius, è il filosofo più citato dai fascisti come loro punto di riferimento e ispiratore, persino più di Pound, di cui ho parlato nello scorso video. Ma era davvero così? Analizziamo un attimo quest'uomo. Evola apparteneva ad una famiglia nobile di stirpe siciliana. Vergogna. Vergognati, Julius. Tu sporchi la nostra tradizione. Tu sporchi la nostra regione. Lui da giovane soffriva presumibilmente di depressione. Era il classico giovane aristocratico decadente e tentò il suicidio. L'unica cosa che lo salvò fu il buddismo. Evola era un grandissimo appassionato di Oriente e nel buddismo trovò la salvezza da tutte le sue sofferenze, capendo che nel momento in cui l'uomo si libera dei suoi desideri, egli può liberarsi dalla propria condizione orribile. Però negava di essere buddista, non giunge all'idea di negare il sé, bensì sembra riprendere il buddismo in ottica nicciana, affermando che l'uomo può diventare una divinità tramite il misticismo. E questa è la prima caratteristica di Evola, un profondo misticismo esoterico, a cui possono accedere solo alcuni intellettuali, aristocratici ovviamente, di stirpe antiche e profondamente conservatrice. È magico-teurgica. Si tratta di idee assolutamente irrazionali. Ragazzi miei, l'ho detto e lo ripeto, la magia non è mai stata dimostrata. Nessuno è mai riuscito con rituali o parole speciali a cambiare la realtà. Si tratta di idee assolutamente ambigue, come l'oroscopo, che quindi non possono essere falsificate, tanto sono generiche. Oggi ti accadranno cose sia belle sia brutte. Wow, proprio come mi è successo! E siga, tutti così! Tanto che Evola stesso ammise che non avevano questo genere di poteri. In ogni caso, Evola fondò questo gruppo segreto, il gruppo di Ur, che voleva formare il cosiddetto fascismo mistico. Il problema è che il gruppo di Ur non piaceva a Mussolini stesso, il quale, da grande fascista, no, coraggioso qual era, si cagava addosso che potessero lanciargli una macumba. Ragazzi miei, la storia del fascismo è veramente meravigliosa, incredibile. In ogni caso, il gruppo di Ur non andò bene, si è parlato di infiltrazioni da parte della massoneria. Ora, Evola aveva fatto parte del movimento dadaista, insomma, movimenti artistici avanguardistici e rivoluzionari, ma di fronte al futurismo lui si allontana terribilmente, affermando che tra lui e Marinetti ci sia una distanza incolmabile, preferendo invece un D'Annunzio. E questo è il secondo elemento di Evola, un atroce conservatorismo, che deriva dal suo misticismo. E questo è uno dei 10.000 motivi per cui il fascismo non ha senso filosoficamente, perché ogni volta che i fascisti citano i suoi cosiddetti ispiratori, questi sono in contraddizione su tutto. Futuristi e conservatori, capitalisti e socialisti, internazionalisti e nazionalisti, nazionalisti germanici o mediterranei o slavi, atei, religiosi cristiani, religiosi pagani, non c'è una sola cosa su cui concordano. Evola, come tutti gli aristocratici intellettuali un po' snob, odiava del futurismo quanto fosse chiassoso, diceva, e poco spirituale di contro, poco irrazionale. Ricordiamo che lui cerca di mediare buddismo e induismo, e uno dei modi per meditare ed essere in pace con se stessi è quello di scoprire il proprio ruolo nel mondo, in un sistema rigido di caste. Per Evola ci sono quattro caste di stampo ariano, che secondo lui il buddismo aiuta a disvelare. Che fa ridere perché non è vero. Il buddismo, soprattutto il buddismo delle origini, era contrario alle caste e accettava da tutta la società induista. Il Buddha stesso era della casa sacerdotale, ma si unì alla massa. Le quattro classi sono quella dei sacerdoti, quella dei guerrieri, quella dei mercanti e quella degli schiavi. Quindi Evola è un antidemocratico, perché per lui l'uguaglianza, figlia dell'illuminismo, è sbagliata, ed è un antiliberale, perché porta l'uomo verso il futuro e la tecnologia che gli fanno dimenticare le sue vere origini. Evola non era solo un classista, ma era anche un sessista, e scrisse un trattato chiamato La donna come cosa, letteralmente, Affermava che l'uomo è autonomo, ma la donna invece no, e che lo scopo della donna è di essere dipendente dal suo uomo e venerarlo, e che la donna imita l'uomo come farebbe una scimmia, basato e rossopillato. L'uomo, per lui, come Eracle, deve sconfiggere le Amazzoni, ossia il potere del matriarcato. OMG, primo filosofo incel, non ironicamente.
il che sappiamo essere assurdamente pseudoscientifico oltre che aberrante. Tra l'altro qui Evola dimostra la sua ignoranza di religioni orientali, perché lui fa riferimento a questa sottomissione spirituale della donna con il nome di Bhakti. Ma il Bhakti non implica questa cosa qui, implica il portare nel proprio cuore la divinità al di là dei riti, al di là delle assoluzioni, degli inchini, delle preghiere. Si tratta di amore, di donarsi, non di umiliarsi obbedienti. E qui veniamo al razzismo. Evola sosteneva che ci fosse una differenza sostanziale tra gli ariani europei, in cui lui infilava per qualche motivo gli italiani, e gli ebrei. Ricordiamo che le razze non esistono. In biologia sono assolutamente rigettate, anche quelle dei cani. Il criterio di divisione delle razze è stato da tempo smentito, nessuno è mai riuscito a definirle oggettivamente, dove finiscono i bianchi, dove iniziano i cosiddetti neri, e quante siano le razze, se sono 2, 3, 4, 10.000, non si sa. Fa ridere perché le analisi genetiche confermano che gli ebrei sono in realtà europeissimi, ma va bene. Lui sosteneva che gli ebrei non fossero neanche una razza a sé stante, bensì un insieme di tribù unificate da una religione. Sebbene sia vero che il popolo ebraico nasca da un coacervo di pastori differenti che si sono unificati nei secoli, penso ci sia stato un periodo abbastanza di compattezza e viventi nella stessa regione da essere omologati. Chiaro che con la diaspora questo poi è finito. Ora, Evola fu un antisemita, sia ispirandosi ad Hegel, quando dice che gli ebrei non conciliano il corpo e la mente, si sta chiaramente riferendo all'alienazione naturale del popolo ebraico, che si risolve solo nel cristianesimo. Il problema è che Hegel non giunse mai a conclusioni antisemite, sia ispirandosi ai protocolli dei Savi di Sion, un falso storico assolutamente bufalaro in cui Evola cade con tutte le scarpe. Evola accusò gli ebrei di essere uno dei popoli più razzisti della storia. E mi fa ridere tantissimo se pensa a Netanyahu. Caro Evola, non è vero che tutti gli ebrei sono razzisti, ma è indubbiamente vero che parecchi politici israeliani lo sono, invece. E anche parecchio. E allora giungiamo al fascismo. Evola, come si rapportava al fascismo, essendo uno dei pochi filosofi che i fasci simpano continuamente, che era effettivamente vivo ai tempi dei Duce? Beh, lui stesso sintetizza perfettamente la sua posizione, e cito: nella misura che il fascismo segua e difenda tali principi, in questa stessa misura noi possiamo considerarci fascisti e questo è tutto. Come vedete, Evola è l'ennesimo filosofo che ha delle sue idee, vede i fasci e dice: bene, ora questi faranno esattamente come gli dico io, poi i fasci fanno letteralmente l'opposto e allora si accorge di aver fatto una figura di merda. Sebbene con il fascismo concordi, nel razzismo, nell'antisemitismo, la visione classista e conservatrice del mondo, ne ripugnava l'essere cattoconservatore, odiava il suo spirito populista, ossia il fatto che il duce facesse continui plebisciti per accontentare le masse, Evola stesso diceva di essere preoccupato che i socialisti stessero influenzando il fascismo. Il che fa ridere tantissimo, visto che vedo tutti i fascisti della cosiddetta terza via e rossobruni amare Evola, quando Evola gli avrebbe sputato in faccia tutti loro vedendoli. Gli faceva schifo il socialismo. Tanto che, quando nasce la Repubblica Sociale Italiana, lui non si trasferisce al nord, perché rifiuta l'addio alla monarchia, e disse che la Repubblica Sociale Italiana, cito, nulla di essa è da raccogliere. Insomma, il rigetto verso il fascismo è chiaro e totale. Se poi contiamo che le cose con cui invece concordava nel fascismo erano aberranti, beh, signori, direi che il discorso è chiuso. Tanto che partecipò ad un giornale che, pur essendo conservatore, era anche antifascista. Ma questo odio era a doppio senso. Anche i fascisti odiavano Evola e lo misero sotto sorveglianza con l'accusa di far parte dell'Ordo Templis Orientis, richiamandolo per le sue posizioni non allineate. Quindi il nostro caro Evola è contraddittorio sia con la RSI, sia con il fascismo governista, sia con il fascismo delle origini. Ora, Evola desiderava un ritorno ad un impero europeo pagano, capace di battere il liberismo americano, moderno, e il comunismo sovietico. E allora, visto che il fascismo lo deluse, si avvicinò al suo cugino cattivo, che, insomma, direi che sono entrambi cattivi, sono cugini terrificanti, ossia il nazismo. Sebbene il nazismo fosse repubblicano, per il resto noterete che c'erano diverse somiglianze in più con questo. Lui conobbe personalmente Himmler, ad esempio, e si scambiò lettere con Schmidt, il filosofo nazista per eccellenza, e infatti dalla sua filosofia non si salva neanche una virgola e l'ho distrutto in un precedente video. Eppure anche i nazisti Evola stava sul cazzo, eppure loro lo misero sotto sorveglianza. Bellissimo. Infatti i nazisti avevano eliminato la Conservative Revolution, verso cui probabilmente Evola simpatizzava, poiché poco atta all'obbedienza e troppo presa dalla spiritualità. In ogni caso venne posto sotto processo per apologia del fascismo e lui si difese dicendo: attribuirmi idee fasciste era assurdo, non perché le idee erano fasciste, ma perché erano una riapparizione nel fascismo della grande tradizione della destra europea. Io potevo aver difeso certe concezioni e si era liberi di processare quelle posizioni, ma allora bisognava farlo anche con Platone, Metternich, Bismarck e Dante Alighieri. Ora,
a parte la paraculata finale, che è molto notevole, il concetto è chiaro. Solo perché ho elementi di somiglianza con il fascismo non sono fascio. Evola stesso aggiungeva, e qua sento che sta dando un ceffone in faccia a tutti i suoi fanboy moderni, non è colpa mia se alcuni giovani hanno fatto un uso confuso e poco serio di alcune mie idee. Meraviglioso. Meraviglioso. Comunque, lui a processo era sempre provocatorio, ostile, tanto che disse di non essere fascista, ma di essere super fascista. Deve essere parente dei super etero, no, non so. Parliamo un po' di storia. Evola sosteneva che, oltre all'illuminismo, il colpevole era la lotta tra Guelfi e Ghibellini, e la vittoria dei Guelfi aveva determinato la regressione delle caste, come la chiamava lui, dando tutto il potere alla nascente borghesia mercantile e dei comuni. Evola, di contro, vorrebbe eliminare lo strapotere della borghesia e ancor peggio della gleba. Lo cito un'ultima volta. Non ci si illuda, il fascismo non fa che proclamare tali valori, valori di gerarchia, ma di fatto mantiene una quantità di elementi democratici e borghesi da far paura. Alla faccia, il fascismo è troppo democratico, te pensa se era poco democratico? In ogni caso, nonostante si sia dissociato su Twitch dai fascisti, i fasci ancora oggi continuano a venerarlo, tanto che l'alt-right è spesso influenzata male dal suo pensiero, e Milo Yiannopoulos, non so come si pronuncia, disse di essersi ispirato da lui. E, oltre che un filosofo e un occultista e politico simpaticissimo, diciamo, fu anche un pittore e un poeta. Passiamo ad un altro intellettuale spesso citato a sproposito dai nostri amici sottosopristi, ossia Percy Wyndham Lewis, un comico che fu influenzato da Bergson e la sua evoluzione costante. Si avvicinò al cubismo, che però considerava ormai decaduto, e al futurismo, che però definiva non abbastanza organico, e gli mancava un programma, e fonda per questo un nuovo movimento artistico, il vorticismo, una fusione frenetica delle due visioni, il che ci fa capire che abbia ben poco a che fare quindi con un'ideologia conservatrice come quella del fascismo. E infatti lui stesso disse che il fascismo era peggiore del comunismo, in quanto il comunismo vuole aiutare il popolo, mentre il fascismo è un'ideologia aberrante che ama la guerra e la distruzione. Schiaffo in faccia a mezza YouTube Italia. Lewis difendeva la democrazia, e in particolare era un fan di Franklin Delano Roosevelt. E allora vi chiederete, scusa Morte Bianca, ma perché sto tizio quindi è preso per un nazista? Per via di un trattato che scrisse una volta, in cui affermava che Hitler era un vegetariano pacifico che i comunisti obbligavano alla violenza. Questo trattato lo scrisse dopo una breve visita in Germania. Lewis non conosceva Hitler e quando visitò la Germania di nuovo ritrattò tutto quanto, dicendo che i nazisti erano mostruosi, che trattavano male gli ebrei, e fece un trattato contro l'antisemitismo. Inoltre, Lewis era satirico e siccome a volte prendeva in giro anche ebrei e anche omosessuali, i fasci pensano che sia uno di loro. Insomma, depenato anche lui dalla lista. Passiamo al nostro prossimo pensatore, Mircea Eliade. Io non so come si pronuncia e non mi interessa, a me interessa la filosofia, non la linguistica. Ora, Eliade era un pensatore rumeno, come Cioran, e dovete sapere che era un grande ammiratore dell'Italia, tanto che imparò l'italiano per studiare diversi testi in originale, ed era un ammiratore di Evola, e qua già capiamo le origini del problema. Eliade si era occupato di religione, ed elaborò la teoria del ritorno eterno, che è diversa dall'eterno ritorno. Secondo lui tutte le mitologie sono basate su un ciclo in cui tutti gli umani ad un certo punto vogliono regredire e ritornare ad un punto antico di equilibrio. Ora, questa sua idea è stata criticata da vari ricercatori, i quali lo hanno accusato di forzarla, perché ci sono diversi popoli che non hanno miti ciclici, e che Eliade non avrebbe studiato gli aborigeni. Io questo non lo so, però vi dico che secondo me la sua teoria non è tutta da buttare, e potrebbe essere riciclata in letteratura, ossia il ciclo di Campbell. Tutti i grandi racconti umani si basano su un ciclo in cui gli opposti si conciliano, la coincidenza oppositorum di Cusano che Eliade cita spesso. Forze opposte si annichiliscono, il cui obiettivo è ritornare al punto di partenza, solo che in questo caso c'è un'evoluzione, si ritorna più forti di prima, e questa è la differenza chiave, quindi io preferisco lo junghiano Campbell all'evoliano Eliade. In ogni caso, Eliade sostiene che le religioni inizialmente fossero basate su divinità terrestri, come la Grande Madre, perché basate sui frutti della terra. Il cristianesimo rompe questo ciclo, perché adesso il tempo diventa lineare, irreversibile. Quando Dio si incarna, dice, la storia diventa un'epifania, una teofania. Lui vede un meccanismo simile anche nel marxismo, in cui abbiamo una situazione di sofferenza, capitalismo, in cui le vittime morali, i lavoratori, sistemano le ingiustizie cambiando il mondo e ritornando all'età dell'oro.
Secondo me è per colpa di questa mistificazione di Eliade che spesso la gente confonde Marx con Rousseau e pensano che Marx propugni una sorta di ritorno ad un'età beata precedente e che sia conservatore. Ma non è così, come ho ben spiegato nel mio video. Marx non vedeva affatto il passato come positivo, neanche nel Paleolitico, bensì come negativo. Concordo invece con Eliade che sì, la visione marxista è di spirito cristiano nella sostanza e ho appena fatto esplodere l'intero centrodestra italiano, credo. Ma parliamo di politica. Eliade era vicino al misticismo ortodosso. Nonostante scrivesse trattati conservatori, lui chiese il punto di vista di un marxista, ossia Zilber. Lui criticava la modernizzazione della Romania e la democrazia ed elogiava Mussolini, affermando che in Italia un uomo che pensa a se stesso viene promosso subito. Ragazzi, io non so quanto faccia ridere questa frase. L'Italia viene elogiata per efficienza da un altro paese? Tipo come quando noi italiani, i liberali italiani, parlano della Germania come una specie di paradiso in terra, e in tutto questo ci elogiano per la cosa peggiore che abbiamo mai fatto, ossia eleggere il Platone. Eliade elogiò l'Estado Novo del Portogallo, del crudele ed incompetente dittatore Antonio Salazar, dicendo che era un paese totalitario, cristiano e basato sull'amore. Letteralmente ha scritto proprio così. No, non posso fingere, ragazzi. Siamo veramente al delirio puro. Ora, Eliade era sposato e sua moglie si ammalò di cancro uterino, dovuto, pare, ad un aborto che aveva avuto in gioventù, e morì. E questo, unito al fatto che là si stava perdendo, fece cadere Eliade in depressione. Lui in quel periodo era in esilio volontario e meditava se tornare, come soldato oppure in veste spirituale. Ma sapendo che i comunisti stavano vincendo, decise di rimanere fuori. Ora, i comunisti in Romania cercarono di criticare aspiamente Eliade, ma ovviamente gli stalinisti, che sono tutto meno che comunisti, appena presero il potere con Ceausescu, subito cercarono di rivalutarlo, affermando che questo pensatore, conservatore, nazionalista, alla fine non era così male. Quindi. Ed Eliade in risposta affermò dicendo che i giovani dell'Europa orientale comunista erano superiori a quelli occidentale capitalista. La questione centrale è questa. Una volta era stato arrestato e si era cercato di fargli firmare una deposizione in cui dichiarava di dissociarsi dalle Guardie di Ferro, il movimento fascista rumeno, e lui si rifiutò di firmarla e non si è mai veramente dissociato dalle Guardie di Ferro. Lui scrisse contro l'antisemitismo, anche se aveva scritto delle cazzate pure lui. Lui scrisse che la resistenza dei polacchi era una resistenza ebraica e che era solo capace di ricatto, mettendo donne e bambini sul fronte e prendendosi vantaggio dello scrupolo delle truppe tedesche. I tedeschi, scrive, non hanno interesse a distruggere la Romania e solo un governo pro-tedesco ci può salvare. Elia della serie evento. Sembra identico alle cazzate che scrivono quelli su Twitter contro la Palestina. Non è l'esercito israeliano che sta compiendo crimini di guerra, sono loro, maledetti, che si nascondono, guarda caso, in tutti gli ospedali che Netanyahu con benevolenza bombarda, e quindi... Tuttavia scrisse anche che gli ebrei stavano lottando per mantenere il proprio ruolo nella società e che ammirava questa loro lotta. Quindi no, Eliade non era un antisemita, era solo ignorante di cosa stesse accadendo agli inizi, ed è meglio ricordarlo per la sua frase «L'uomo è l'unico animale che fallisce nel vivere». E, in sostanza, per via dei suoi flirt finali con il comunismo, difficile vederlo come un fascista. Infine, parliamo dell'ultimo filosofo. Non parlerò di Marinetti, D'Annunzio, Pirandello e Mishima perché sono letterati, quindi non è questo il contesto. Citato dei fascisti, che è José Ortega y Gasset. Ripeto, non ho idea di come si pronunciano queste cose. Di ispirazione neocantiana e nicciana, fu influenzato da Heidegger. Lui viene citato dai fascisti perché temeva l'iperdemocrazia, ossia il momento in cui le masse, stupide, pretendono dallo Stato cose stupide, ragionando di pancia e non di testa, e preda di un conformismo totale, e lo Stato, per non perdere consenso, gli dà quello che vuole. Sì, lui temeva questo, ma la sua risposta non era la fine della democrazia. Lui sosteneva che l'avvento della democrazia fosse una cosa inevitabile, e che la soluzione fosse una democrazia in cui vengono reclutati i migliori. Addirittura voleva conciliare la libertà, che tutela l'individuo, e il socialismo, ma più moderato. E così ho distrutto in questi due video i cosiddetti pilastri filosofici del fascismo. Vi lascio il link Amazon del libro Ernst Jünger, Il combattente, l'operaio e l'anarca, scritto proprio da Evola, in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione troverai anche il mio libro, il fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons, vi ricordo che è uscito il mio nuovo libro e ci vediamo al prossimo video.